Tu dici cambiare poi di montare bombolette, le sue slide a intervallare. vediamo, noi raccogliamo tutto quello che possiamo e vediamo quello che riusciamo a fare al meglio. Perché Se, sicuramente se. magari dalla registrazione non è necessario, però io credo che se tu riprendi lui le No, slide se tu non le siano prendi le slide non le puoi necessarie. riprendere. No. Vengo qua per Però un poi dovresti bello. chiedere tra tutte per fare il cambio, perché tu non sai quando parla Bello! lui. Salve a tutti, sono Gabriele, vi racconterò delle storie che non sono mie, personali, ci tengo a precisarlo. Non ci crede nessuno, ma no. Mi assicuro che non sono tutte mie. Da un punto di vista un po' diverso, perché io negli anni 80 giocavo con il Commodore 64 e non solo con quello. Diciamo che chissà chi era nei miei panni, nasce e cresce con i cartoni animati giapponesi, che erano pieni di super computer incredibili con i nastri che giravano e gente in camice bianco che leggeva il nastro perforato di carta come se fosse un giornale e diceva: stanno arrivando i miei dischi da Vega, stanno attaccando. E per me questa cosa era affascinante. Fatto sta che però avevo il Commodore 64, quindi insomma era una tastierina e niente di più. Però la passione per alcuni di noi era talmente tanta, diciamo così, che andavamo a cercarci libri che parlassero di informatica, di altri computer. Quindi sentivamo parlare di bestioni come questo. Ed era, diciamo, una cosa per noi irraggiungibile, come si fa a mettere le mani su una macchina del genere. Finché a qualcuno di noi viene per le mani magari qualche rivista di informatica di allora che parla di connessioni alla rete, di modem, di banche dati. E ci si appassiona a questa cosa, ci si procura un modem. Si comincia a fare qualche chiamata, non si sa chi telefonare, ci si chiama tra amici, ci si collega tra di loro, si chatta uno con l'altro. Finché, beh, insomma, da informazione nasce informazione. Io ricordo che una delle prime banche dati pubbliche furono, beh, all'inizio furono quelle di una rete chiamata Fidonet, che era sostanzialmente una rete fatta di computer casalinghi, cioè io avevo a casa un computer, un modem, decido di metterlo a disposizione di altri amici, quindi creo una banca dati, la collego con il mio modem in attesa di chiamate, di notte sostanzialmente, perché di giorno il telefono viene usato da mamma, da papà. E creavo questa banca dati, altri si collegavano, due banche dati decidevano di collegarsi tra di loro con un sistema di posta elettronica interno, poi a queste due se ne aggancia un terzo, questa rete nasce nei primi anni 80 negli Stati Uniti. E diventa una rete a diffusione mondiale. Una rete un po' offline perché la persona si collegava al computer, scriveva un messaggio, questo messaggio veniva inoltrato a un nodo che magari si trovava dall'Italia agli Stati Uniti, saltando di chiamata in chiamata di notte. Quindi con un ritardo di un giorno la mia mail, chiamiamola così, ma non era un'email, finiva negli Stati Uniti e il tizio poteva rispondere. La domanda era: ma non c'è qualche rete un po' più facile da usare? Giustamente dicevamo, negli anni 80 internet non c'era. Io ho preciso, internet non c'era in Italia, perché negli Stati Uniti c'erano, mi ricordo, America Online, c'era Sprintnet, c'era Bitnet, c'erano tante reti anche con protocolli differenti che però più o meno parlavano l'uno con l'altra. E c'era anche internet, ma piccoli pezzi, pochi server. Nel 86 forse comincia a diffondersi internet negli Stati Uniti e cominciano a nascere nodi. Gli americani erano molto più avanti, avevano più computer, avevano più disponibilità, già avevano macchine nelle scuole. E negli anni 76-75 all'incirca ci fu un tizio, un ragazzo americano, un certo John Draper, che scopre un modo per fare le telefonate gratis. Lui era un appassionato di telefoni. Si trovava a mangiare delle patatine, dentro c'era un fischietto in regalo. Lui stava parlando con questo suo amico al telefono, fischia e cade la linea. E si insospettisce. Chiama ancora, fischia e cade la linea. Richiama, fischia, cade la linea, fa un altro numero e chiama. E però il gettone non va giù.
Dice, praticamente aveva scoperto per caso, sì, aveva scoperto per caso una frequenza audio che le centrali telefoniche usavano per mandare segnalazioni tecniche di funzionamento. Guarda caso quella finestra disconnetteva, cioè io mettevo un gettone e chiamavo l'amico mio a Cosenza. Poi fischiavo, cade la linea, però rimango appeso alla centrale. Allora, con degli altri toni che poi lui ha scoperto semplicemente leggendosi dei libri in biblioteca, dice, ok, adesso faccio un numero che va, in Russia, chiama in Russia. Però il gettone rimane lì perché crede di essere ancora connesso a Cosenza. Con questo sistema lui aprì un abisso informatico enorme, perché una parte di questa storia è che Steve Wozniak, fondatore della Apple, contatta questo John Draper e dice, ma come si fa questo circuitino? E lui gli dà lo schema, loro fanno le blue box. Chiama Steve Jobs e dice, guarda, c'è questo circuitino che permette di chiamare gratis. E Jobs dice, ok, vendiamolo. Già all'epoca da ragazzi si fanno un po' di soldi, iniziano la loro attività poi con il computer che Wozniak progetta, e sappiamo come è finita. Questa però è un'altra storia. Fatto sta che, insomma, fino agli anni 90, fino alla fine degli anni 90, è stato possibile telefonare gratis con questo sistema. E quella che prima era un device hardware con dei tasti da premere attaccato a una cornetta diventa un software che da computer, con un altoparlantino, a casa uno poteva fare dei numeri e chiamare. Una cosa che, secondo una buona parte del mondo hacker, era eticamente corretto, perché nessuno pagava e la bolletta non veniva addebitata a nessuno. E per un gruppo storico di hacker, come era quello di 2006, loro dicevano, noi non stiamo rubando niente, perché la linea è lì, i collegamenti sono lì, stiamo usando un sistema che già esiste. E nessuno ci perdeva, in effetti. Fatto sta che questa cosa, negli anni 80, arriva anche in Europa, dove le segnalazioni sono di tipo diverso, e arriva in Italia, dove queste segnalazioni non esistono per niente. In Italia le centrali erano ancora elettromeccaniche, funzionavano in modo differente. Però cosa fa la Telecom a un certo punto, la SIP di allora? Crea questi numeri verdi, si inventa i numeri verdi. I numeri verdi erano numeri a tassazione zero, cioè tu chiami gratis un servizio che ti offre delle cose commerciali o assistenza, oggi sono ancora usati. Però molti di questi numeri verdi erano numeri americani, quindi tu chiamavi un servizio e rispondeva agli Stati Uniti. E qualcuno avrà pensato, beh, ma allora io gli mando il tono, disconnetto dal numero verde e chiamo chi voglio. E funzionava. Questo vuol dire che all'epoca forse potevano essere una ventina in tutta Italia, c'erano ragazzini col Commodore 64 che si collegavano a internet, che era un po' diversa da quella di oggi, era testuale, non c'era grafica, c'erano servizi totalmente diversi, banche dati, cose di questo tipo. Però da lì parte un mondo completamente nuovo da esplorare, perché uno dei ragazzi italiani disse, ok, io chiamo questo numero, mi disconnetto, gratis chiamo un accesso internet americano. Ok, sono qui. Però da qua, questa parte di rete in America è gratis, quindi mi giro anche tutte queste altre reti che in America sono ad accesso libero. Quindi entro per esempio in America Online, quindi un sacco di servizi, posso prenotarmi voli, posso vedere gli andamenti in borsa, cose divertenti per dei ragazzi volendo. Però qualcuno dice, ma io chiamo numeri a caso di internet, metto indirizzi e provo, e spuntano fuori banner di login come questo per esempio, Bugs VMS Welcome. Wow, improvvisamente da casa posso connettermi a un computer così. Perché casualmente trovo, non so, il numero dell'accesso al centro di calcolo di Palo Alto, non so, MIT, Cosenza, Università di Bologna. Quindi c'erano questi giri strani, tu chiamavi il numero verde negli Stati Uniti, rimbalzavi indietro e chiamavi l'Università di Bologna che dava accesso agli studenti, penso nel 90 e qualcosa. E quindi si trovava davanti un bug. E allora pensa, vabbè, ma adesso che faccio? Chiudo? Chiamo gli amici, come si usa un VAX? E allora spuntano manuali scaricati a sua volta da banche dati negli Stati Uniti, stampati sulla stampante ad aghi, pacchi di carta così, e impari come si usa un VAX, come ci si collega, quali sono le utenze più comuni. Fatto sta che allora l'hackeraggio, l'hacking era una cosa un po' diversa da oggi. Oggi si cercano
si cercano di sfruttare problemi nei software e si cercano di mandare in crisi questi software per farti entrare nel sistema. Allora no, allora era molto più banale, dovevi indovinare una password. Guarda caso, allora nessuno si poneva il problema che qualcuno potesse fare quel tipo di chiamate per rientrare e collegarsi a un VAX, eppure succedeva. Quindi inserivi la password di default di chi aveva installato il sistema ed entravi nel sistema. E il più delle volte entravi con i permessi di amministratore di quel sistema, la cosa più critica. Lì, fortunatamente, molti di questi ragazzi avevano un po' di saggezza, ed è questa. Cioè, sono qui dentro nel sistema in modo... Allora non c'era neanche la legge, quindi non si può neanche dire illegale. Non esisteva la legge sui reati informatici. Clandestino. Sì, clandestino. Non devo farmi scoprire, quindi non devo fare danni. Quindi la prima cosa che faccio è mi collego alle 4 di notte, scrivo help, mi stampo tutti gli help possibili e mi scollego. E imparo. Dopo un po', ah guarda, posso fare questa cosa. Mi collego alle 4 di notte, provo, scrivo i programmini in Fortran, me lo compilo, imparo linguaggi di programmazione. Cose, diciamo, impossibili allora da fare a casa. E tutto era guidato, diciamo, da curiosità, non voglia di imparare. Fatto sta che poi alcuni di questi ragazzi, molti sono, cioè oggi lavorano in questo campo, 5 o 6 di questi diventarono veramente bravi a usare sistemi come i VAX, c'erano sistemi Unix, HP, molte macchine che oggi sono qua. Per esempio l'Università di Bologna aveva un sistema in cui una persona è rimasta dentro per anni, in modo clandestino. Si fece poi un'utenza di amministrazione verosimilmente uguale a quelle reali, tanto che quando reinstallarono il sistema gli ricrearono la stessa utenza e lui poté rientrare. E poi succedevano cose divertenti, per esempio in un sistema in cui, sempre Bologna più o meno, c'era la rete del Cineca, c'era una rete che si chiamava Astronet per i laboratori di astronomia. E vabbè, questo non è eticamente bello, però capitava che leggevamo le mail degli amministratori, delle mail tecniche, perché cercavamo di scoprire accessi ad altri sistemi. Noi sapevamo che questo sistema, per esempio, aveva un problema a parlare con un altro. Fatto sta che risolvemmo il problema. E poi leggemmo una mail in cui l'amministratore scriveva un altro e dice: sai, ho risolto il problema di comunicazione con questo server, però non mi ricordo come ho fatto. E noi a terra a ridere come i pazzi. E questo è uno degli aneddoti, diciamo, che mi ricordo di queste persone. Poi niente, insomma, la cosa più o meno andava avanti così. Poi questo discorso di chiamare con i fischietti, con le frequenze, le compagnie telefoniche cominciarono a impostare dei filtri audio, per cui la frequenza non passava più. E allora dice: ah cavolo, hanno filtrato questa chiamata negli Stati Uniti, ma se chiamo in Brasile, che hanno le stesse centrali, quindi tutti cercare numeri telefonici in Brasile. E si passava dal Brasile. Poi Brasile stessa cosa, e ci furono paesi un po' in tutto il mondo che furono utilizzati in questo modo. Poi uno pensò: ok, la frequenza non passa, ma se io mi abbasso di 40 Hz, forse passo, passa il filtro e la centrale lo riconosce lo stesso. Eppure questi trucchi potevano funzionare. Poi trasformare il sistema in due frequenze insieme. E allora c'erano leggende urbane di alcuni hacker che erano talmente bravi a sentire com'era la linea che dicevano: qua ci vuole un tono di tot millisecondi e un altro di tot millisecondi. C'erano gli esperti, ecco, di queste cose. Poi questa cosa finì, poi nel 95 fu creata la legge sui reati informatici, molti di noi dissero: ciao, cioè la legge diventa un reato, non è più un gioco, buonanotte. E così fu, insomma. Per un periodo molti si sono divertiti in questo modo. Però il divertimento stava appunto nell'imparare un sistema e nell'usarli anche per parlare tra di loro, perché per esempio molti si collegavano in questo modo, si trovavano su una chat che stava in Francia e si parlava di informatica poi. Ci si scambiava i trucchi, i software, si mettevano su banche dati, cose di questo tipo. Però la cosa bella era proprio il contatto umano tra queste persone. Io mi ricordo quando ci fu la guerra in Jugoslavia, cominciammo a perdere contatti con tutti gli jugoslavi e ci raccontavano in diretta determinate cose. Era tutto un altro ambiente, insomma. Domande?
non so. E che fa adesso un ex hacker? Ma o fa musei di informatica oppure beh, di solito lavorano ormai tutti quanti nelle reti. Cioè, paradossalmente, la rete internet oggi è tenuta su da persone così, perché sono quelli che sanno come funzionano le cose. Quindi il 98% di noi lavora per Telecom, Wind, sui grossi server che smistano il traffico, non so, al MUX di Milano, Torino. Quindi tengono sui server, non so, un po' tutti i servizi che usiamo oggi, Google, Amazon, Facebook. È perché è così, perché si divertono. Io ho due domande, una per te e una per il disegno. Il nome non è nato. Se l'hai mai accorto di questo? No, così non mai. Non so nulla di Cosenza. No, ma non di Cosenza, in generale proprio come. E poi ricambio generazionale. Il ricambio generazionale, secondo noi, è stato terribile, perché oggi veramente fanno danno. Cosa che abbiamo sempre schifato proprio. Cioè, quando qualcuno ve li faceva danno, ciao, ti chiudiamo gli accessi alle chat, con noi non parli più. Perché era stupido, cioè ti fai beccare nonostante tutto. Quindi fare danno era tremendo per noi. E poi soprattutto anche starsene buoni, parlare poco, dare meno informazioni possibili, tenere un basso profilo, dicono i militari. Da noi si dice rasa rasa. E poi il rapporto con chi avevi davanti, perché per esempio l'Agenzia Spaziale Europea beccò uno di questi tizi in 2 giorni, perché avevano un centro a Roma che monitorava tutti gli accessi a tutta la rete dell'Agenzia Spaziale Europea in Europa. E quindi magari questo tizio stava in un sistema, in un VAX, veniva chiamato dal software che si chiamava Phone, che permetteva di chattare tra utenti, ed era l'amministratore. Tu rispondi e dici, oh, come mai mi sta chiamando? E quello ti fa, dovresti smetterla di giocare con i nostri VAX. Tac, spegni il modem. Dici, come fa questo a saperlo? Dici, forse è quell'amico mio. Ma io sta macchina l'ho bucata, si diceva così, da 2 giorni. Quello manco lo sa. Telefona all'amico, ma tu sapevi di questa cosa? No. Ti riconnetti, ti richiama, e si comincia a chiacchierare. E lì molti erano effettivamente, cioè la prima cosa che notavano è che tu non facevi danno, poi volevano sapere come è rientrato, e tu che fai, glielo dici, cioè guarda, c'è questa utenza che ha la password default, questa ha la stessa password del nome, questo è un utente normale ma c'ha i privilegi di sistema, non dovrebbe averli, parli un'oretta, parli due, ciao, come va? Alla fine si instaura anche un rapporto un po' strano, perché gli dai una mano a sistemare le cose, quello magari per riconoscenza ti fa l'account regolare, capito? Tipo l'Università di Strasburgo, è successa una cosa del genere. E così. Cioè non erano subito che tutti che partivano con le denunce e cose del genere, anche perché non servivano molto, non erano molto tracciabili. Hanno cominciato a fare poi denunce e indagini quando c'è stata la legge informatica e quando poi sono venute fuori persone che hanno cominciato a fare danni veramente. Perché per gioco? Perché per vandalismo, cioè. Sai cosa fare? Cancelli un sistema. E allora uno si arrabbia. Cioè. No, non era più curiosità. Già. Nel nostro centro di calcolo, per la verità, la gestione tecnica del nostro centro mi un giorno mi raccontò che c'era pericolo di intromissione all'interno del sistema, che si potevano cancellare di tutto. E gli ho detto, cosa dobbiamo fare? Ci vuole un responsabile della sicurezza. Che io era un servizio che ho pagato, ma tantissimo. Nessuno mai c'è stata un'intrusione. Quello che invece creava veri danni era l'impianto di contenzione. Quello è il vero. Scusa, ti volevo fare questa domanda. Nell'immaginario collettivo questo mondo di internet era legato alla politica militare americana, no? Tutti raccontano che i militari americani avevano già questa grande rete e che poi a un certo momento hanno, diciamo, dismesso e l'hanno regalata alla plebe. Alle università.
ma adesso loro avranno sicuramente non un internet 2.0, ma un internet 200.0, sì. No? Sì, come no? E quindi noi quando lo conosceremo? Hanno anche un pezzo di internet, voglio dire. Tu cosa sai? No, beh, non è che... è che loro ormai fanno tutto via satellite. Il sistema MUOS di cui si parla tanto è un sistema di telecomunicazioni nuovo che stanno cercando di realizzare. Che mi dispiace dirlo, ma dannoso per la salute non è. Infatti, se uno vuole fare una battaglia contro il MUOS, deve essere, secondo me, condotta dal lato politico, perché sono antenne satellitari, sono puntate verso l'alto, sono direttive, fine. Non ambientali. No, no, tra l'altro antenne del genere già le usa il NOAA, che è il servizio meteorologico americano, che ha i suoi satelliti, che usa lo stesso tipo di antenne sulla stessa banda di frequenze da più di 30 anni, quindi il problema non si pone. E usano quello, cioè vanno proprio su altri canali a cui accesso non c'è. Se accedi loro se ne accorgono, non bisogna neanche pensarci. Poi vabbè, però ormai c'è stato un avanzamento tecnologico come crittografia, come tipo di trasmissioni che non si può. Cioè mancano proprio le attrezzature tecniche per entrare in una rete del genere. Tutto più sofisticato. Io mi ricordo negli anni 80, io stavolta, questo lo posso dire, chiesi a un tedesco: ma non c'hai qualche sistema per entrare in macchine del Nord? Perché era uscito, c'era War Games nell'82, è stato il film che ci ha appassionati tutti. Lui mi passa l'indirizzo di un sistema, boh, prova questo. Io mi collego e compare un VAX e l'indicitura era NORAD M. E io, così, sbigottito. Username, vabbè, proviamo. Backup, password, backup, dentro. Spengo il modem e me ne vado. Spaventatissimo. Passa un giorno, mi ricollego e poi scopro che era un concessionario di auto in Sudafrica. Ma vaffanculo. Mi era spaventato a morte. Così. No, WikiLeaks. WikiLeaks. WikiLeaks è tutta un'altra storia. È un sito pubblico. Sì, però andare nella posta privata. Beh, non lo fanno mica loro. E poi quale posta privata? Però lo hanno reso pubblico. Certo, diciamo. Loro ricevono informazioni e se sono rilevanti decidono o meno di renderle pubbliche. Questo sì. L'hanno fatto con Manning, il militare americano. Secondo me giustamente, perché hanno sollevato un polverone su quello che fanno gli Stati Uniti negli altri paesi. Non c'è solo WikiLeaks, ce ne sono altri simili. Ne dovrebbe nascere uno in Italia che riguarda appunto l'antimafia, per esempio. Anonymous è una storia stranissima, cioè molto lunga. C'è un bel documentario che ne parla molto bene, l'hanno trasmesso tempo fa su uno dei canali di La 7, che non mi ricordo. La F. Sì. Sì. Fertile. Hanno fatto un documentario bellissimo, perché Anonymous nasce come una cosa per ridere, e poi a causa di eventi anche geopolitici diventa una cosa un po' più seria, con divisioni interne che poi si ricongiungono, però non saprei dirti di più, perché è veramente una costellazione di cose. Posso solo dirti: cerca questo documentario perché è fatto benissimo. Boh, tutto qua, grazie. Okay. Possiamo riaccendere le luci.